Dunque, fatemi dire assolutamente una cosa. Cioè, voglio precisare questo punto qui. Uno, non ho un copione. Due, è un periodo che praticamente non ho più avuto alcun, tra virgolette, interesse o passione a giocare ai videogiochi. Ero annoiato, svogliato e quindi cercavo sempre quel titolo che mi potesse catturare, che mi tenesse attivo, lì, attaccato allo schermo. Parte Stardew Valley adesso che mi sta catturando come una droga, ma proprio mi serviva qualcosa di ignorante e diverso. Ecco che cosa è successo quando alcuni miei grandissimi amici mi hanno scritto che c'era un gioco scontato a 3 euro. Un nome che avevo già sentito. Titanfall. Avete presente quelle relazioni, anzi no, nemmeno relazioni, quelle conoscenze dove sentite un nome, sapete della fama di questo nome, ma non vi ha mai detto niente. Quindi io mi sono praticamente detto nella testa, ma oddio, 3 euro. Cioè, non mi prenderò 3 caffè per 3 giorni. Va bene. Proviamo. Aspetto una settimana ancora prima di giocarci, perché nel frattempo ho avuto altro da fare, la vita e tutto. E poi lo apro. Wow. Wow. Non c'è davvero una grande lunghezza del gioco. Attenzione, l'ho finito praticamente in 2 pomeriggi, in 6 ore e mezza di gameplay. Quindi non è una cosa astronomica. Ma porca di quella miseria, che cosa diamine mi sono perso in questo tempo? Titanfall è un gioco molto particolare. Vabbè, che è uscito tanti, tanti anni fa. Non so niente della storia del primo, infatti ho giocato solamente il secondo, quindi non ho idea di che cacchio succeda nel primo, e se ci sono nel gioco delle reference a vecchi personaggi, non le ho capite. Inizieremo praticamente il nostro gioco all'interno di un cutscene che ci spiegherà come siamo dei piloti, e dovremo fare, vabbè, ovviamente dei tutorial per come muoversi. Ragazzi miei, non sto a parlarvi troppo della storia quanto del gioco in sé. Se c'è da parlare ogni tanto della storia, lo farò ovviamente, però è stata una cosa che non mi aspettavo nemmeno doverci fare un video. Ho semplicemente registrato nel mentre che giocavo. I movimenti di questo gioco sono davvero fantastici, ignoranti al punto giusto e sono divertentissimi. Potrete fare i glide sui muri, le scivolate, movimenti davvero molto rapidi. Insomma, potete fare delle cose che vi sembrerà di giocare a un misto tra Dishonored e Mirror's Edge. Da quello che ho capito, c'è una specie di rivolta su un pianeta dove noi siamo la rivoluzione fatta a mo' di pianeta. E siamo qui per poter combattere contro i nostri nemici che ci vogliono togliere la libertà. Quindi partiamo subito in guerra e il nostro capitano muore. Facciamo la scoperta intanto anche nel tutorial dei Titan, questi robottoni, questi Megatron, che stabiliscono un collegamento con il proprio pilota. Noi al momento non ne abbiamo ancora uno, dobbiamo creare un legame, dobbiamo diventare capaci di poterlo fare. O più che altro avere un rango per poterlo fare, quindi ok. Cosa succede? Succede che praticamente in questa guerra, prima di essere messi KO, il capitano verrà ucciso e ci darà il controllo del suo robot, che chiameremo BT e diventerà il nostro migliore amico. C'è l'inizio di una lotta, ci sono un sacco di armi, davvero davvero tante, potete scegliere un arsenale continuo, non avrete bisogno di dover livellare un'arma come molti giochi, avere delle preferenze, no, ognuna ha la sua forza, il suo potere, il suo quant'altro e potrete utilizzarle nella più totale libertà. Inoltre non posso non negare l'epicità del nostro cazzo di robot, perché è davvero allucinante. Non solo è fortissimo, ma avremo anche molti power-up delle armi. Attenzione, mi sto contraddicendo con quello che ho detto prima, non sono proprio dei power-up. Andando avanti nella campagna, troveremo delle armi per terra, dei mitraglioni, che ci faranno cambiare modulo. Perché il robot ha abilità diverse, ha una difesa, ha un mini attacco, un altro mini attacco e l'attacco principale, insomma, quattro abilità. E ogni più ah no, scusate, mi stavo dimenticando anche della mossa finale, il modulo può essere di volo, laser, spadone, quello che è.
Abbiamo diversi tipi di queste mosse finali, un po' come delle ultimate di Overwatch. E ogni arma ha un suo modulo diverso, con sue abilità diverse, con suoi attacchi diversi. Attenzione, non ci sarà come per dire, un modo per... si trova in questo posto nascosto, per trovare questo power-up devo andare lì in quella collina, in quella grotta lì nascosta. No, ce l'avete praticamente davanti agli occhi. È questo il bello. Non devo stare a pensare troppo dove andarmi a cercare sto maledetto affare. No, lo si troverà molto 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 facilmente. Ci saranno un po' di nemici, di mini boss che ho trovato davvero facili. Forse perché mi sono messo a giocare a modalità normale inizialmente per provarlo. Quello io non inizio mai a modalità difficile perché poi so, mi conosco, non ho troppa pazienza, mi incazzo subito e abbandono un gioco. Quindi ho detto, iniziamo normalmente. Troveremo alcuni, come stavo dicendo, mini boss che avranno anche loro dei Titan personalizzati. Il primo di questi si chiama Kane. E sì, dovremo combatterli perché cercheranno di ucciderci in ogni modo e noi combatteremo proprio per evitare di morire. Insieme al nostro amico BT dobbiamo anche andare a recuperare un'arma molto particolare. Devo dare dei punti a favore per le location. Visualmente è una figata, soprattutto quando ci sono riuscito a giocare molto fluido e ci sono stati dei pezzi che mi hanno fatto impazzire. Uno di questi sicuramente è il punto nel gioco in cui dovremo, tra virgolette, viaggiare nel tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo a sbloccare un dispositivo che ci creerà una specie di distorsione spazio-temporale e dovremo viaggiare tra il passato e il presente in questa zona. Nel presente si è praticamente una zona apocalittica, descriviamola così, tutto distrutto, un complesso abbandonato, molti animali selvatici che vogliono ucciderci. Nel passato era ancora nel fiore dell'operatività, quindi ci saranno nemici, persone reali, robot, e noi dovremo viaggiare da un punto all'altro del tempo per poter sbloccare delle zone che magari c'è una porta con delle fiamme sopra, invece nel passato è nuova, quindi torna nel passato, supera la porta, magari cerca di evitare troppi nemici che hai davanti e ritorna nel presente. Questa è una delle feature che più ho amato perché io per queste cose di viaggi nel tempo ne vado assolutamente pazzo. Ma davvero davvero tanto, una cosa allucinante. Come se non bastasse poi, oltre ad affrontare altri mini boss, c'è anche, vabbè, come vi ho detto, c'è una storia dietro. Ritornando a parlare delle armi, sicuramente la più forte presente del gioco è il melee. Il melee ti fa un bordello di danni, ti instachilla, è una cosa allucinante. I pugni di ferro, One Punch Man. È bello anche perché si hanno le esecuzioni, quindi c'è un'altra feature. È praticamente una modalità che... Allora, quando si fa il contatto con questo robot, avremo un kit. Un casco speciale che useremo proprio per avere il collegamento col robot, che come se non bastasse, ci permette di diventare invisibili. Andando alle spalle di nemici potremo fare queste esecuzioni. Comunque, andando per adesso leggermente sugli spoiler, sappiate che nella storia dobbiamo arrivare a un punto dove dovremo cercare di fermare un'arma di distruzione di massa. Nel passato si è trovata quest'arma che stavano costruendo per poter distruggere il pianeta dei miliziani, il nostro pianeta. Quindi, quello che bisogna cercare di fare è andare a rubare la batteria per evitare che tutto questo succeda, chiamata Arca. Una volta arrivati al punto dove potremo riuscire a bloccarla, avremo i classici colpi di scena. Il nostro robot verrà distrutto e non faremo nemmeno in tempo a rattristarci perché in 5 minuti lo riportano in vita. Cioè, è un altro robot ma con la coscienza di quello vecchio. Ma prima di esplodere ci lascia un'arma assolutamente allucinogena, che è come la... non mi ricordo il nome dell'arma che c'era su Call of Duty, ma la pistolina semiautomatica. Con il potere di McCree Overwatch, insta lock e ammazza con un colpo. Spaziale, davvero davvero spaziale. Forse la parte che un po' più mi ha
snielato, no, annoiato è stata la parte finale sulla nave dei nemici, dove dovevamo pilotarla per poter prenderne il controllo, arrivare fino all'ultimo campo di battaglia. Ma comunque sia, sempre rimanendo sugli spoiler, quindi mi raccomando già dal punto prima, anzi metterò anche un disclaimer all'inizio che mi sono dimenticato di farlo, arriviamo praticamente alla parte finale e voglio evitare spoiler. Nel finale l'arma da piegamento, cioè l'arma che vogliono utilizzare per distruggere il pianeta, adesso è attiva e nelle mani dei nemici. Il nostro robot è stato distrutto, abbiamo avuto questo grande sacrificio, è tornato. E nel programma Titanfall adesso finalmente possiamo combattere. Siamo rimasti l'unica speranza di questo gruppo, grazie a questa arma che ci ha dato prima di essere distrutto. E quindi riusciamo ad arrivare all'arca, all'arma principale. Il problema essenziale è, come ogni cliché di questi giochi, noi dovremo sacrificarci per fermare quest'arma. Solamente che non ci sacrifichiamo noi, ma robot. Quindi uno dei nemici finali che è rimasto all'oscuro, uno dei cattivoni che ancora non siamo riusciti a fronteggiare, è ancora libero e potrebbe dar dei problemi. Non appena ero pronto a continuare la storia, ci sono stati i titoli di coda. Non mi ero accorto di aver già giocato 6 ore e mezza, 7, e di aver finito la storia. Mi sono divertito davvero, davvero tanto. Non ci avrei dato un euro per un gioco così e ne ho dati 3. Per quanto possa offrire la campagna, ovvio ci sono dei collezionabili, questi sì dovremmo andare a prenderli, sono dei caschi dei soldati, possiamo andarli a recuperare in punti precisi del gioco, che poi ovviamente lo farò perché ormai iniziano a fare e lo porti alla fine. La storia sembra banale, ma non lo è, è divertente. Ogni singolo movimento, ogni singola azione, ogni singola arma, esecuzione, abilità del robot è divertente. È un gioco che per, adesso diciamoci la verità, per 3 euro adesso è divertentissimo, anche perché ha una funzione multiplayer che ormai non è più attiva perché non ci gioca più nessuno. Ma sulla campagna nulla da ridire, una storia davvero bella, studiata bene. La feature del viaggio nel tempo la amo perché ce l'ho in altri 1000 giochi e la adoro così. E un altro gioco probabilmente lo porterò. Quindi io vi consiglio assolutamente questo gioco, perché questa non è nemmeno una recensione o un video studiato, strutturato. No, io ho attaccato la registrazione mentre ho iniziato a giocare. Mi sono sparato 227 GB di file. E adesso ho un video completo di tutto il gameplay di questo gioco. Bellissimo, davvero bello. Come vi stavo dicendo, è un gioco che vi consiglio se lo trovate scontato. Perché tanto ormai col multiplayer non credo nemmeno che tu riesca a fare un matchmaking normale. Ringrazio i miei cari amici che mi hanno fatto scoprire questa piccola perla. Non ho spiegato quasi niente bene del gioco perché non volevo fare troppi spoiler. Quindi tutto quello che ho detto è proprio un riassunto con terminologie sbagliate. Era solamente per poter raccontare come una cosa non voluta, presa completamente a caso, si è diventata una perla di gioco. Quindi spero davvero che vi abbia fatto piacere questo video, vi consiglio di recuperare questo titolo se non l'avete ancora fatto. Se non l'avete fatto, tenetevelo nella lista desideri perché sicuramente verrà di nuovo in sconto e dovrete provarlo. Noi ci rivediamo al prossimo. Ciao.